Mi sono scordato che devo cancellare i primi istanti perché devo stare. È incredibile che mi sto trasmettendo con un cellulare e devo stare con il microfono analogico. Poi questo zoom automatico, insomma, sale. Vediamo un po'. No, lo tolgo il seguimento. No, molto bassa. Beh, vabbè, molto bassa. Vediamo com'è il seguimento basso. Adesso devo fare le impostazioni che in parte. Ecco, togliamo l'audio. Ecco qua. Scegliamo. Quindi, come sempre, i primi minuti di video sono quello che sono e devo migliorare in questo. Vediamo un po'. Ecco, sto mettendo gli ultimi dati, poi non so se il titolo lo cambierò. Non so se il titolo lo cambierò, se cancellerò questa parte del video. Vediamo un po'. Però lo devo mettere in perché arrivi la notizia a tutti dell'inizio del video. Ecco qua, quindi qua c'è la pagina del live stream. Dicevo, sì, ah, Trash Anarchico Pasquale, grillicamente Pasqualido. Buonasera, come sta? Buonasera, buonasera Pasquale. Bene, grazie al cielo. Sto bene, grazie. Lei adesso vediamo di. Se si apre la messaggeria, mandiamo. Quante cose, quanti programmi che ciò che mi ostacolano di utilizzare.
Ecco qua. Vediamo un po' se arriva qualcuno dei miei amici a supportarmi in questa live. Ecco qua, l'ho detto in tre gruppi e vediamo che succede. Allora, oggi è 25 aprile, festa della liberazione. Ed io volevo fare un video su questa celebrazione. Mi piace l'effetto fondo, mi piace l'effetto fondo. Dicevo, come al solito in Italia scoppiano gravi controversie che la gente, come al solito, non sa come risolvere. Io ormai la live è iniziata da 7 minuti. Io non so perché ci debbano essere a distanza di tanti anni, tantissimi anni, vediamo un po' di fare i conti. Principe o il re, ma devo fare i conti. 23, ah no, per il momento. 2023 meno 1945. Sono 78 anni che sono passati. No, forse l'effetto sfumato è troppo forte. Più che sfumato, sembra fumato. Guarda, nebbia della Valpadana o nebbia di Londra. Ecco, vediamo così com'è. Già mi sfoca un po' di meno. No, è meglio così, è meglio così. Le cose che sono successe. Ah, Federico Bargiacchi. Hola, compañero. Hola. Lo scrivi in portoghese, benissimo. Siccome chiama in chat anche la Psycho e Igor, benissimo. Siccome la Psycho proprio mi ha chiesto di fare un video sul 25 aprile, la festa della liberazione, allora io sto facendo questo video. I primi 7 minuti non so se li cancello perché mi scordo sempre che devo registrare anche se sto col cellulare che uso come camera web. Devo cancellare, de devo utilizzare, perdon. Il microfono analogico, che è assurdo, ma perché c'è un cellulare e devo utilizzare il microfono analogico? Vabbè, però così le questioni della vita. Allora, parlando della festa della liberazione, mi viene in mente un libro che vediamo se riesco a trovare. Sangue chiama sangue.
Devo cancellare le notificazioni di... Ecco, perché a volte mi arrivano delle notificazioni. Allora, cancellare... Bene, ci sono dei canali che ho cancellato le notificazioni per 10 anni, un anno. Allora, ho naturalmente invito chiunque a far parte di questa live. Chiunque. Adesso come mai mi sono ritrovato? Mica mi sono abbassato io. Se è abbassato il cellulare, se come mai? E sono uscito fuori campo. Che è successo? Ah, ecco, mettiamo fuori il seguimento perché così mi riprende di più. Mi deve seguire, ma su che mi segue? E adesso mettiamo la vista normale. Zoom della camera. Ah, no. Sperimentando, prove tecniche di trasmissione. Allora, dicevo che parlando del 25 aprile, io vi voglio ricordare che anche dopo il 25 aprile, ma anche prima, c'è stata una guerra civile in Italia. Prima del 25 aprile 45, insomma. Sangue chiama sangue. Poi ecco, per fortuna facciamolo vedere dalla parte sfocata. Sangue chiama sangue è un libro che forse, siccome c'ha delle immagini un po' esplicite, YouTube non gradisce. Ma che è uscito senza censura negli anni, quando è uscito costava 2200 lire, che per l'epoca era molto. Lo comprò mio padre. E uscì nel 1963. Io sono nato nel 69, quindi potete immaginare quanti anni abbia più di me. Quindi ci fu la resistenza che portò a una vera e propria guerra civile in Italia e anche gli anni di piombo, che furono un'altra guerra civile non dichiarata tale, ma guerra civile al fine delle cose. Ecco che cosa mi ero scordato di mettere nel titolo. Siamo assieme su YouTube. Domandate ed io rispondo, meglio mettere che voi si sa. Domandate e rispondo. Ho cambiato il titolo al volo. Ah, che bello, gli ha messo la miniatura. Vediamo un po'. Mi piace la miniatura. Sì, è un po' più accettabile di quella che ha messo all'inizio.
Allora, come va con la cucina casareccia? Bene, bene, però adesso dedico questa live, caro Federico Bargiacchi, alla data di oggi e vogliamo accontentare la nostra amica Psycho. E poi saluto anche Igor. Ciao Igor, portami in live se ci riesci. E ciao anche Psycho, che non so adesso in questo momento se mi stanno seguendo. Mi stanno seguendo perché dalla pagina della live mi dice che mi seguono due persone e c'ho un like. Invece dalla pagina sì, cioè, c'ho due spettatori. Beh, in realtà sono 10 minuti che ho fatto di live. Perché i primi 7 li dovrò cancellare. È successo finimondo. Cioè non è successo nulla, è quello che è successo. Allora vediamo un po' contenuti. Finora quanti hanno partecipato della live? 4 persone. Beh, vabbè che di solito con le live non vado molto lontano. Ne ho fatta una notturna molto breve di 2 minuti e 5 secondi il 19 aprile 2023 e quindi abbastanza giorni fa, 6 giorni fa, non so, perché ultimamente carico molti short. Vediamo un po' questo perché lo perché lo sono andato a vedere. Ah, mettiamo altri hashtag. Festa della Liberazione 25 aprile, Resistenza. Ecco, e cancelliamo un po'. Che mi raccontate di bello? Adesso vediamo un po' io di sistemare di nuovo qua i metadata. Seconda guerra mondiale. E sì. Molti di voi magari non eravate neanche nati. Non è vero. Io non sono barbero, però. Però diciamo. Diciamo che mi ricordo molte cose, non di quando io ero piccolo, perché insomma, non sono nato nel 69. Però ecco, adesso che ho finito. Datemi un secondo in più perché cerco di mettere adesso tutti i tag convenienti. Spero di non rimanere senza elettricità. No, ho messo tutti i tag, adesso basta. Della festa della liberazione, resistenza. E poi mi dice resistenza elettrica. No, gli ho messo tutti, basta così. Orientare, insomma. C'è anche sviluppo personale. No. Vabbè.
Allora, in Argentina quando si vota si candida la Kirchner? Beh, guarda, Federico Bargiacchi, caro amico mio, in realtà qua ne dicono una al giorno. Per esempio, tutti si sono messi a dire che al verso, come lo chiamano, si ritirava da presidente e poi invece ha detto che non si sarebbe candidato. L'ha detto anche mesi fa e poi si ritornava a candidare. D'altra parte, anche da noi Renzi aveva detto che se non passava il referendum sulla Costituzione si ritirava dalla vita politica e poi è ritornato dicendo no. Ma la gente me lo chiede, è una mia responsabilità fare politica. Cioè, ti puoi immaginare, no? Come i politici se ne escono sempre con la loro. Ma dicevo, il discorso che più ci interessa è questa celebrazione della liberazione dal nazifascismo, come dice l'avvocato Catania Francesco, il nazicosismo bipismo. E io non vorrei che gli algoritmi supremi di YouTube mettessero un bollino strano sul mio video, perché questo è un video che parla sulla liberazione. Però bisogna stare attenti a utilizzare certi termini che magari a YouTube non piacciono. Modo molto cassareccio di pulire l'obiettivo, perché bisogna essere obiettivi, no? Io infatti da piccolo pensavo che c'erano degli obiettivi di coscienza, non degli obiettori di coscienza. In Italia quando si vota? Cioè io che sto in Italia neanche lo so. So che si sono votate delle amministrative, delle regionali. Bene, mi seguono due persone. Pazzesco. Non so perché faccio un video. Uno short di gastronomia casareccia e lo guardano anche. Avevo fatto dei video riguardanti l'invasione russa in Ucraina, però poi mi è arrivato un avviso. Vediamo di andare. Oggi ho dormito poco. Oggi dico oggi perché mi sono addormentato poi svegliato alle 5 del mattino. Per cui qua vediamo un po'. Ma arrivano de delle strane comunicazioni in Facebook. Potere del drago. Vediamo un po' di. Oggi sono molto stressato, ho dormito poco. Vediamo un po'.
Voglio mettere anche il titolo, che adesso l'ho posto. In YouTube. Ecco qua, così arriva a tutti i miei iscritti. E poi ci sono i pochi. Non so perché a volte si blocca una funzione, non funziona più. Per 10 ore mi bloccano i pochi. Poi ci sono successe 3 anni fa. Vediamo. Successe 3 anni fa. E che un post. Quattro anni fa, due post. Adesso sono tra voi, quando finisco qua. Ecco qua, vediamo un po'. Ciao GK Factory Channel. Come stai? Ecco qua. Ciao GK Factory Channel, ciao, sto bene, grazie mille. Tu? E vediamo un po'. Qua chiudiamo questa finestra. Ah, ci abbiamo Twitter da mettere. Vogliamo farci un po' di... Allora, dicevo, fatemi delle domande. Sulla festa del 25 aprile e io rispondo, io rispondo. Fatemi delle domande e rispondo. Ma adesso andiamo su Twitter. Impostazione, strumenti, impostazione, privacy, colore. Io voglio sempre privacy, sicurezza, risorse e accessibilità. Aspetto lingue. Ecco. Aspetto. Ecco. Hanno messo tante opzioni. Ma vediamo sul profilo. Ecco, twitta. Cosa pensi della esternazioni di La Russa su Via La Rasella? Mi sembra che veramente, in quanto a spirito, ne abbia molto. Mi sembra un po' surreale quello che ha detto. Cioè,
sembra un qualche cosa che no, non è molto ben detto, insomma. Festa della liberazione. Vediamo. Festa della liberazione. Festa dell'assistenza Roma 23. Festa di liberazione. Mi sembra, dico che penso di ideare una nuova serie di sponsorizzazioni. Canale, ti ricordi di Flaco? Sì, mi ricordo di Flaco, caro. Tra i contenuti che vorrei trovare sul tuo canale sono romanzi o fumetti. Ah, benissimo, più romanzi perché adesso non mi rimangono fumetti, c'ho soltanto due di Jacoviti e qualcun altro. Gli islamismi radicali in Europa può rappresentare una minaccia simile a certe forme di fascismo, ma infatti, è autoritarismo conservatore perché prende la religione come elemento ideologico, anzi, lo strumentalizza. Adesso non so se stanno più a sinistra o a destra, perché la Chiesa del Medioevo potrebbe essere sembrata comunista, c'aveva un certo grado di collettivismo e poi voglio dire era anche centrale. Quindi il comunismo, secondo qualcuno, soprattutto quello di Joseph Stalin, non è stato nient'altro che un cristianesimo senza Gesù, senza religione. Il Papa governava sovranamente, era un principe e si ridistribuiva ai più poveri. Ma allo stesso tempo c'era una oligarchia ecclesiastica, quindi insomma è un po' come i gerarchi sovietici che ridistribuivano ai più poveri. Si può parlare anche di un fascismo rosso, se si vuole. Vediamo un po'. Poi ecco qua. Sì, per me. Ciao Walter Junior Salami. E il nuovissimo Mille il film. Bellissimo canale, il nuovissimo Mille film. Peccato che non interviene nessuno in chat. Mi tocca salutare la gente e non interviene nessuno. Vediamo che altra cosa posso scrivere in Twitter. Duplichiamo Twitter. Intervengo io. Ah, grazie. Peccato perché quando veniva nelle mie live, tanto Igor come Ivan mi hanno dato delle donazioni. Vediamo di scrivere Festa della Liberazione in Twitter per vedere che notizie ci sono.
notizie ci sono o che hashtag posso trovare. Ah, 25 aprile. Come non ci ho pensato? Ah, c'ho il cavo qua che mi disturba del microfono. C'ho lo zerbino del. Fanno molto di tendenza questi. Scusate che sto tra di voi perché sto vedendo le tendenze per avere degli argomenti. Allora, 25 aprile, per sempre 25 aprile, 25 aprile, 25 aprile. Bene. Magari starò ripetendo. Direzione festa di liberazione. Vediamo un po', io adesso vediamo, seguo un po'. Intervengo io, un saluto anche a Gabriele May. Ah, Gabriele May, ciao Gabriele May, come stai? Mi raccomando, seguimi che io ti seguo. Seguimi che io ti seguo, seguimi che. Ma dicevo, quello che ha detto la russa, mi sembra un po' strano. Mi sembra un po' strano quello che ha detto. Poi qua trovo tante terminologie in Twitter, festa di liberazione, festa primavera, festa, festa do primavera, mettiamo anche festa. Basta, adesso lo mando. Ecco. Qua ci metto il mio hashtag personale. Sta bene così. Vediamo, visualizza. Ecco. Profilo, ecco benissimo. Adesso lo mettiamo in cima.
Fissa sul profilo. Ecco, benissimo. Allora, adesso sto presente pure. Sto presente, vediamo quanti hashtag corretti ho messo. Ah, ma vabbè, perché ci sono tanti hashtag. Eh sì, ecco, il mio già. Allora, un saluto anche a Gabriele May, già dati i saluti. Comunque lo salutiamo di nuovo, caro amico, mi raccomando, quando puoi, vieni da queste parti. Trash anarchico pasqualicamente pasqualido. Scusi se l'ho lasciata poco fa. Non importa, non importa. Tanto non è successo nulla di rilevante. E forse sono stato 10 minuti, che dire, Federico Bargiacchi, tu avrai visto il passare del tempo. Comunque, dicevo, si è arrivati alla pace in Italia, ma con tanti sforzi. Ecco, la resistenza, sangue chiama sangue. Voglio dire, leggete questo libro, non so se lo potete trovare, che non è stato tutto rosa e fiori. Non è che è stata pacifica la sconfitta del nazifascismo. Anzi, Giorgio Pisanò scrisse questo libro, che adesso non so chi lo pubblica, perché è uscito negli anni 60. Vabbè, voglio dire, credo che è uscito 7 anni prima che io nascessi. Adesso non trovo la data. Edizioni Pidola o Pidola, 2200 lire costava, però erano molti per l'epoca, perché è un libro illustrato con foto che non vi faccio vedere, perché vabbè, sono immagini crude. Sono immagini crude. E poi io non riesco a trovare. Non riesco più a trovare la pagina dove diceva stampato nel giorno. Tanto, non voglio sconquassare il libro, ma Edizioni Pidola Milano. Ah, ecco. È stato stampato il 25, no, il 28 aprile. Ah no, quello non c'entra niente, in copertina. Piazzale 20... Piacenza, 25 aprile 1945. Un gruppo di partigiani attorno al cadavere di un fascista fucilato da pochi minuti. Vabbè. Ma l'edizione di questo libro è la prima edizione, luglio 1962. Luglio 1962. Sangue chiama sangue. È per conservare memoria, capito? Sangue chiama sangue. E adesso vediamo un po', per conservare memoria, bisogna studiarla la storia. Ecco, un gruppo. Ah, vabbè, non mi ha permesso. Allora, questo gruppo di notifiche lo silenziamo. Non ho capito. Vediamo.
Ci sono dei bot di YouTube nel sistema di messaggeria vabbè, poi sistema di messaggeria. Vediamo un po'. Ecco, forse non si sente nel video, ma mi stanno mandando dei messaggini qua, questo sistema di messaggeria. Però non mi mandano delle sollecitazioni riguardo l'argomento che sto trattando, e allora. Vabbè, adesso basta. Tanto non sempre ci sono risultati. Scusi se l'ho lasciata poco. No, no, non ti preoccupare. Vediamo quante persone stanno connettate. Una persona, uno spettatore. Quindi io ho visto con le live, ho dei risultati non tanto brillanti. Poi vabbè, vi volevo fare vedere le mie enciclopedie sulla Seconda Guerra Mondiale, ma a quello che vedo non è che poi ho dormito poco ieri notte, ho fatto dormiveglia, sono stanco e ho detto no, voglio fare felice la nostra amica, come si chiama? Psycho, però Psycho non c'è, Psycho non c'è. Tutti in live, dice Federico Bargiacchi nella chat, ma non è venuto nessuno. Non è entrato nessuno. Non è entrato nessuno di quelli che io gli ho mandato il messaggio. Vabbè, che si può fare? Io veramente, se non interatuo nel giro di qualche minuto, spengo questa live. Voi ditemi quelli che. Adesso una persona sta, peraltro no, non so chi. Che poi ho comprato un tripode, lo vedete là dietro e non so come utilizzarlo. Non so come utilizzarlo il tripode. Dicevo, vediamo un po' se ricevo dei messaggi dalla gente. E vediamo un po'. Ah, ecco, uno spettatore in più. Benvenuto, benvenuta, chiunque tu sia. Stavamo parlando del 25 aprile, festa della liberazione. Io dicevo delle cose a ruota libera, capito?
perché vediamo un po' chi entra. Però, a prescindere dal fatto che ho 3070 iscritti, notizie da Mario Circello, mi chiede Federico Bargiacchi. No, purtroppo no. Io non ho degli email suoi. Sono molto preoccupato perché ci ha detto in una live che stava preparando la figlia nel caso gli fosse successo qualcosa. E mi dispiacerebbe molto che gli fosse successo qualcosa, veramente. Però non è irreperibile perché in Twitter non pubblica più ormai, non so se da fine 2022 o inizio 2023. In YouTube non pubblica da 2 o 3 anni. Non so perché. Lui che faceva delle live così larghe, poi ha fatto qualche live di 10 minuti che ha pure cancellato. E infine, non so, era presente in Blogger, WordPress, però ha lasciato ogni attività. Quindi non ti so dire che fine abbia fatto Mario Circello. Spero che stia ancora vivo e vegeto. Poi mi aveva commentato un mio video e ha cancellato subito. Non so per quale ragione. Questa è una live che faccio dopo tanto tempo, se non si considera quella ultima che ho fatto, quell'ultima live che ho fatto quasi una settimana fa circa, che è durata 2 minuti, 3 minuti, non mi ricordo. Vediamo contenuti del canale dal vivo ora. 9 visualizzazioni. Ah, andiamo bene, andiamo bene. 9 visualizzazioni. 9 visualizzazioni. Si vede perché ho postato su Twitter. Beh, no, su Twitter già ho avuto 2 interazioni, una espansione dettagli e 3 visualizzazioni. Nulla di incredibile. Però, insomma, magari guarderanno la live dopo, per quello devo tagliare dopo i primi 7 minuti che sono rimasti senza audio, perché nonostante mi filmi con il cellulare, debbo azionare il microfono analogico. Allora, Milano insorge contro il nazifascismo. Oh, speriamo che gli algoritmi non mi tolgano la monetizzazione perché dico quella parola, perché si tratta della liberazione d'Italia. Bisogna. Beh, io da un momento o un altro forse finisco questa live, vi avviso. Quindi vedo tanti post, c'è anche il mio post interessante in Twitter. Sono tanti tanti articoli su Twitter riguardo il 25 aprile. Vediamo un po' la live come va. 3 persone, ammazzo. Il problema è che in alcune parti d'Italia, tipo il sud, il 25 aprile non è molto vissuto. E no, perché sono stati
la loro festa della liberazione, tra l'altro, è avvenuta prima, perché lo sbarco degli americani in Sicilia e poi nel sud è avvenuto prima, mi sembra. Quindi loro hanno il loro giorno, lo sbarco, bisognerebbe fare il giorno dello sbarco degli alleati in Sicilia, perché mentre i tedeschi si ritiravano a nord, gli americani sbarcavano da sud. E quindi in Sicilia hanno il loro giorno della liberazione. Quindi no, non colpisce molto questa data, probabilmente per quella ragione. E sto vedendo un po' di notizie qua, perché vediamo un po' di rimandare un messaggio. Ecco qua. Qualcuno dice, credo la russa. Nella Bibbia non c'è riferimento al cristianesimo. E certo, è stata scritta prima. È stata scritta prima. Qua si stanno scambiando l'età in pecore e mulatte, vabbè. Allora, dicevo, c'è una pubblicità, ci sono degli annunci. Che strano, io non li vedo. Voi vedete degli annunci? Ci sono stati degli annunci. Annunci inseriti. Io non ho visto nessun annuncio, ma ogni tanto, ah sì, ci sono degli annunci nella mia live. Mi stanno mettendo degli annunci nella live. E io che parlo, magari ci sono delle parti giusto quando dico cose interessanti, ci sono delle cose che non vedrete della mia live. Ma fa niente. Fa niente, chissà se il 25 aprile viene festeggiato nella comunità italiana in USA o America Latina. Che io sappia, no, non ho notizie di là di particolari festeggiamenti, anche perché per quanto riguarda gli USA saranno delle formalità, chiaramente, perché vogliono farci vedere come ci hanno liberato. Per quanto riguarda invece America Latina, hanno tanti di quei problemi a casa loro che vorrebbero liberarsi loro dai problemi, dalle oppressioni, che è un po' come dire anche in Africa, che pensano della caduta del Terzo Reich. Niente, pensano. C'è una famosa foto di un africano con la maglietta del Terzo Reich o la bandiera del partito del Terzo Reich, non voglio pronunciare proprio quelle terminologie, perché se no YouTube, i suoi supremi algoritmi si imbippano. Però c'è una famosa celeberrima foto di un africano in un shopping center di un, non so di che parte dell'Africa, che c'ha una maglietta rossa con un cerchio bianco e una stilizzazione del sole, diciamo, nero. Inconfondibile maglietta che non si può dire che è buddista o indù, anche perché hanno il sole viene raffigurato
in un altro modo da buddisti e indù o eschimesi o nativi d'America o asiatici. Invece il nazionalsocialismo dei lavoratori tedeschi aveva uno style proprio suo, che non era il gnam gnam style, no? E no, ma in Africa, per esempio, neanche studieranno la storia europea come la studiamo noi. Studieranno qualcosa, così come magari qualcuno studierà un po' di storia del Nord Africa relazionata all'impero romano e poi al colonialismo francese e inglese, però non è che sa tutta la storia dell'Algeria o degli stati del Maghreb, dell'Egitto, giusto qualcosa, non la stessa storia che studiano in Egitto. E in Egitto non sono molto interessati magari a studiare approfonditamente la storia d'Europa, e noi della storia d'Europa in Italia studiamo poco, perché la relazioniamo soprattutto alla storia italiana. E quindi in America Latina attualmente c'è poco da celebrare. Si vive male, si vive poco, si vive sempre peggio, si ha un potere d'acquisto molto scarso. Adesso mi ha stancato l'effetto nebbia. Ecco, l'ho tolto. Nel Venezuela di Chavez si studiavano le opere di Gramsci nei licei. Sì, adesso non so com'è, perché non hanno più carta per stampare libri, mi sembra. Però certo, un momento che vengo subito. Sono sgusciato, ma sono ritornato. Allora, e uno se n'è andato, peccato. Dicevo, sì, adesso non so se in Venezuela con la rivoluzione bolivariana stanno tanto per poter stampare libri come diceva il proprio Hugo Chavez da Fria, perché adesso c'hanno un mucchio di recessione. Già avere gli alimenti basici ogni giorno per loro è un problema, perché hanno voluto restringersi al commercio occidentale, ne hanno pagato le conseguenze. Poi c'hanno una cattiva gestione, perché gli alimenti era la petroliera che li distribuiva, si è presa a carico la petroliera di Stato di distribuire gli alimenti. Vediamo un po', c'è un po' che in Facebook. Ah, ecco, i compi gli anni, e mi è arrivata adesso la notifica. Allora, c'è chi gli faccio i compleanni in inglese e c'è chi in italiano. Quelli che mi sembrano stranieri, il compleanno in italiano e in inglese. Vediamo un po'.
Sì, questo Richard Gray è inglese o qualcosa del genere, insomma. Invece Pier Piero Papponetti, oh, non si è aperto questo profilo, come mai? Pier Piero Papponetti, sospetto che è italiano. E infatti, ma non mi ha mai risposto, adesso per formalità. No, infatti, ieri gli ho messo auguri. Ah, ma mi fa vedere di persone che... essere un profilo taroccato, eh? Comunque noi rispondiamo lo stesso. Il Piero Papponetti, lo mettiamo anche taggato. Io, guarda, giuro, ho fatto insonnia, sto male. Vediamo un po' di mettergli un video. Vediamo. Gli metto Mario Circello, che voi potrete trovare sul mio canale, Mario Circello, che mi dice e basta, pure tu, Sant'Enchan. Una volta, un'altra volta a dire guardatemi i video, guardatemi i video. Allora, da quell'epoca, da quel momento, metto questo video molto divertente. Che la gente lo guardi. Ecco, quindi che ho avuto 5 visualizzazioni del post in Twitter, del tweet in Twitter, e solo 2 interazioni. Insomma, Twitter mi dà come che non ho mandato i saluti di gli auguri di compleanno. Ah, no, ha detto ah, peccato, mi ero scordato che diceva sbroccava. Speriamo che i supremi algoritmi, se no dovrò cancellare questa parte di video. Ecco qua che è apparso nella home page di Pier Piero Papponetti. Vediamo, correggiamo un po' perché non gli ho messo l'hashtag la Robla al mio nome. Ecco fatto. E niente, che dire, è molto tempo che sto in live, poi è tardi. È tardi, insomma. L'altra volta ho filmato con la camera da 50 megapixel. Adesso mi sembra che c'è 32, è più fluida perché sono più dati. Allora, dice Federico Bargiacchi, la finanza internazionale sa come farla pagare a chi prova a fare di testa sua.
Vedi il Venezuela, Cuba, la Grecia durante il governo di Tsipras. Eh sì, è vero, sarà così. Però voglio dire, siamo sempre più interdipendenti. Il sogno dell'autarchia ormai è svanito da molto tempo. Per esempio, guarda l'informatica, l'elettronica. Prima c'erano fabbriche di microchip da tutte le parti, ma la competizione e anche la competenza sono così elevate che non puoi fabbricare in qualsiasi parte del mondo dei microchip. Li devi fabbricare in... Ci saranno 2 o 3 stabilimenti, forse di marche diverse, dove puoi realmente fabbricare dei microchip di qualità. Già mi sembra, non so se la Philips li continua a fabbricare. Io c'ho una scacchiera elettronica degli anni 90 che c'ha un microprocessore grande così, magari, che c'aveva un megahertz di potenza o 8 megahertz, qualcosa del genere. Era realmente una bestia di microprocessore negli anni 90. Nel 2000 mia madre mi ha regalato un computer compact Presario che aveva dischi rigidi di 128 megabyte, capito? 128 megabyte nel 2000, dischi rigidi erano pesanti. Adesso si parla come minimo di una memoria solida con 1 terabyte. È pazzesco. Quindi anche l'industria si sta specializzando sempre di più, si sta concentrando nelle mani di pochi perché servono sempre più investimenti. Magari un microchip oggi costa come nel 90, però produrlo c'ha dei costi elevatissimi e se non vendi fallisci. Non so, mi viene in mente che anche l'industria licenzia molte persone perché servono sempre meno lavoratori. Allora, chi riesce a avere degli studi lavorerà patentando, gli operai di domani saranno dei patentatori, ma chi rimane vincolato a attività da operaio, da manuale, da tecnico, sarà licenziato. Tanto semplice. Qua vedo che io mi sento di fare questa live e la continuo. Perché entrano, escono persone, entrano, escono persone. Addirittura con cose che non entrano qua in Twitter. Sì, la festa della liberazione. Qualcuno in Twitter chiede: ma quale liberazione? E è così divertente che vi posto il link. Andatelo a vedere. Non voglio leggere il tweet perché altrimenti magari dicono che è politicamente incorretto. Però è una bella battuta che qualcuno ha fatto. Andate a vedere quel tweet. Che è veramente molto interessante. E beh, vabbè, qua è la solita critica a chi governa perché è di destra. Per me ormai, come disse Giorgio Bracardi, il fascismo è morto con il suo fondatore Benito Mussolini. Non c'è più.
Tutto il resto magari può essere nostalgia, non so. Tutto il resto è nostalgia. Tutto il resto è nostalgia, insomma. Non credo che possa ritornare e non credo che i politici della destra di adesso vogliano attuare come nel ventennio. Veramente. Capito. E la liberazione del Vietnam anche, insomma. La liberazione del Vietnam. Com'è stata? Allora, come al solito, le mie live al momento non attirano molte persone. Però sto da 78 minuti in aria. E non voglio abusare della pazienza di quel unico spettatore che mi sta seguendo. Non so chi sia veramente. Ma vedo che quelli del gruppo la Family Live non si decidono, insomma, a entrare. Vabbè, che ci possiamo fare? Io ogni tanto elimino da pecore mulate il post. E lo ripeto. Allora, niente, se qualcuno vuole, sono troppo impegnati a stare. Se uno ogni volta che fa una potatura a un albero potrebbe tranquillamente ricreare un centinaio di alberi dello stesso tipo che andare a 3 anni sarebbero totalmente autosufficienti. Com'è possibile che viviamo in scarsità? Sapete che non si possono vendere alberi o piante riprodotte per talea in negozio? No, non lo sapevo. Però Marcello, perché non entri? Perché non entri nella live? Adesso c'è uno spettatore in più. Ciao, spettatore in più. Ma è così, guardate che. Che se non venite in tanti, io dovrò per forza. Dovrò
Dovrò per forza, non metto modalità lenta nella chat perché non c'è, quasi non c'è gente, ma dovrò per forza tagliare se non entra nessuno a guardare. Capito? Vediamo in immagini. Licenza Creative Commons. Ecco qua, ho trovato. Questa mi piace, questa. No, ma io chiedo che ah, ecco. Sono tutte su licenza. Allora metto la faccia mia, il faccione mio. Non ce n'è nessuna che sia gratis. No, no, no. Già ho avuto problemi. Grazie mille. Arrivederci. No, no, non utilizzo più perché avevo utilizzato video da Telegram. E poi ho scoperto che qualcuno aveva caricato, magari l'autore stesso, un video di YouTube. Ecco, Walter Junior Salami mi dice buon 25 aprile. Ecco, Walter Junior Salami mi ha detto mi ha augurato un buon 25 aprile. Ma il brutto di ogni regime autoritario, sia di destra che di sinistra, non è soltanto la violenza con la quale impone le proprie scelte. Il brutto di un regime totalitario è che assopisce le coscienze, perché si ha l'idea che un supercapo possa essere capace di risolvere tutti i problemi della nazione. Idea peraltro anche costruita a tavolino, tanto per quanto concerne Mussolini come per quanto concerne Hitler. Loro non lasciavano la luce accesa dello studio, ma non stavano tutto il tempo nello studio lavorando. E poi c'avevano dei subalterni ai quali affidare realmente il lavoro. Non è che lavoravano loro di persona 24 ore H7, 12 mesi all'anno. E quindi l'idea di un capo che lo risolve tutto appartiene al feudalismo medievale, al Rinascimento forse, ma non può appartenere alla modernità. Forse neanche nell'antica Roma si credeva realmente che un duce poteva essere il condottiero ineffabile
che tutto lo risolveva. Quindi l'idea che sta alla base del totalitarismo, più in là che arrivi al potere con la violenza, oppure che sia una forma democratica, fra virgolette, di populismo e demagogia, come succede nel Terzo Mondo, come succede in America Latina, dove per esempio in America Latina i governanti liberamente eletti distribuiscono dei piani e delle razioni di cibo, in questo modo si comprano i voti. Cioè, se tu non ti imponi come con la forza, ti puoi imporre in maniera diciamo non autoritaria, apparentemente democratica, sfamando i poveri. E allora i poveri per un piatto di pasta ti votano, perché l'inflazione in America Latina, in Africa, divora gli stipendi, le pensioni, divora tutto. E allora dare dei sussidi di sicuro ti rende capace di essere votato di nuovo. La gente poi povera, umile, che non ha possibilità di farcela, importa poco o nulla che succede nella politica, finché gli danno una pensione appena sufficiente per sopravvivere, pensano che realmente hanno tutto quello che possono avere. Invece no, non hanno la capacità di decidere liberamente. Ci sono degli annunci. Io non so se chi salta gli annunci mi può vedere o no, ma li lascio gli annunci. Magari chi ti dice che non diventi ricco con questa live. Io intanto lascio scadere i 5 secondi, poi da un momento a un altro taglio, perché non ho, ecco qua. Due spettatori. Insomma, sono stato qua 90 minuti per due spettatori. Dopo dovrò mettere un'immagine differente. Anche una descrizione differente. Vediamo un po'. No, invece continuiamo con questa maratona. Come vedete, io ho comprato un tripode e l'ho voluto comprare con l'anello, ma io quando filmo, filmo di giorno e quindi non sono riuscito a capire bene come utilizzarlo. Allora, come utilizzare il tripode con quell'anello? Non so se è al neon o LED. Non ha controllo remoto.
Vediamo un po', qua leggo un po' di notizie. Intanto voi fate delle domande, insomma, io volevo che il progetto nascesse così. Niente, qua guardando un po' di posta. Intanto che voi vi degnate. Quanti messaggi della Sony che ho ricevuto? Chissà perché. Vediamo dov'è il link della. Poi chi è che ultimo? La domanda su Tsipras. Vediamo un po' di metterne in internet. Internet Archive. Voglio archiviare. L'archiviazione inizierà in 30 in 13 secondi. Non so perché si sta regolando la tensione. Speriamo che non salti la luce. Perché una cosa è che uno smette la live, un'altra è che si interrompa. Vediamo qua che mi appare. Ah. Beh, ragazzi, io
Utilizzate, se volete, il mio hashtag poi non so che come titolerò questa live, ma utilizzate il mio hashtag Santen Chan, perché veramente quelle persone che utilizzano l'hashtag Santen Chan hanno molte visualizzazioni nei video. Ecco, vi lascio qua l'hashtag Santen Chan, tutto attaccato. Se voi riuscite a mettere quell'hashtag nei vostri video, nella descrizione perlomeno, o magari anche nei tag, avrete molte visualizzazioni. Questo ve lo dico disinteressatamente. Poi io qua che sto aspettando? Sto aspettando o un incremento delle visualizzazioni oppure decisamente di smettere di trasmettere, perché a parlare da solo io volevo fare una live rispondendo alle vostre domande. E qua vedo che ho parlato con poca gente oggi, ho trasmesso molto. Visualizzazioni in Twitter del mio tweet, 15 persone. Visualizzazioni. Interazioni 2. Espansione dettagli 1. Quindi una persona sarà venuta una sola su 15. Adesso chiudo Twitter. Sì, mi sono stancato. Vediamo un po' il mio post, qual è? Che lo vedano anche. Vediamo di salvare con la Wayback Machine. Vediamo, voglio salvare il mio post di questa live su Twitter in Wayback Machine. Bene. Niente, adesso devo uscire dalle social perché voglio già smettere, sono stanco. Volevo fare un dialogo con gli spettatori, ma
Vediamo qua. Beh, sì, ormai esco da Twitter. Già 17 persone hanno visto il mio tweet. 3 hanno fatto interazioni. 2 espansione dettagli. Ed esco da Twitter. Ecco qua, ho salvato. Ecco qua, mo chiudo, mo veramente sono stanco. C'è uno spettatore attualmente, sono le 20 meno 10, credo. E con uno spettatore attuale, allora ciao. Cioè, una live così larga non l'ho mai fatto. Ho fatto una di 2 ore, ma 7 mesi fa, 8 mesi, 5, 6 mesi fa, non mi ricordo. Una di 2 ore notturna, ma proprio tardi tardi. E adesso io non so se c'è una pubblicità in corso, non credo. Adesso voi dall'altra parte non vi fate sentire. Vediamo intanto quanti hanno visto questa live, anche se 12 persone. E a sto punto, come diceva Enzo Tortora, Big Ben ha detto stop. Anche perché è da 105 minuti, 60 minuti, 1 ora e 40 minuti. Basta, non voglio arrivare alle 2 ore, perché arrivo al delirio, insomma. Non so più che dire. Pensare che non la volevo fare questa live, però perché me l'ha chiesto la nostra amica, che poi non è venuta. Perché non sei venuta? Tin! Perché non sei venuta? Tin! Te lo dico io perché non sei venuta. Tin! Te lo dico io perché non sei venuta. Tin! Perché non sei venuta? Tin! La psycho. Lei mi ha chiesto di fare un video proprio sul 25 aprile. E io ho fatto una live. Quindi ditegli che l'ho fatta e fategli guardare l'ora e 40 minuti, perché insomma. Niente, 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 niente di niente. Allora vi lascio. Siete tutti molto gentili a seguirmi, ma vedo che ci sono molte visualizzazioni nel mio canale. L'ultima ora 35, ma precisamente. Non hanno a che vedere con la live in questione, ma con soprattutto i miei short. Adesso quindi vi devo lasciare. Poi dice che c'è problemi nel raccogliere dati. 23 aprile 2023 hanno valore in difetto. Questo
quindi potrei avere visualizzato di più. Ma insomma, con questa live, adesso c'ho 3 spettatori. Ecco, grazie di seguirmi, ma non fate nessuna domanda, non vi fate vivi, c'ho 2 spettatori. Ah, bene, fantastico. Appena detto che avevo 3 spettatori, perché se rimango solo con uno mi spiace per quell'uno. Se invece c'ho 5, 6, 7 spettatori, adesso hanno diviso video dal vivo, post, playlist. 12 spettatori, non è cambiato. Adesso ci hanno 2 dal vivo, che però non vogliono scrivere. Non so perché non vogliono scrivere nella chat. Saranno probabilmente la Psycho e Igor, se non Ivan, che mi guarderanno dallo stesso luogo. Gabriele May, ciao Gabriele May, lui mi sembra che non interviene mai. Walter Junior Salami, Trash Anarchico Pasquale, goreticamente Pasqualido. Se volete fare delle donazioni, fatele, mi raccomando, supportate il mio canale. E niente, oggi aspettavo di avere più persone in live, ma è andata così. È perché volevo fare una ricerca sul 25 aprile, fare un video, ma non ho avuto tempo nella settimana e quindi volevo parlare in live, ma parlare da solo non mi incentiva. E poi vabbè, se in questo video, quando diventerà video questa live o in qualche altro video che era premiere, gli short, mi volete dare un super grazie per appoggiare la produzione di quel video? Potete scegliere quanto denaro donare. Oppure qua avreste potuto partecipare con una super chat o un sticker alla, diciamo, supportazione economica del mio canale. O diciamo, vi potete abbonare al mio canale se proprio volete premiarmi molto. Ci si va dai 4 euro o 4 dollari a 200 dollari al mese. Oppure potete fare 200 euro secondo i vostri gusti. Però se non volete impegnarvi tutti i mesi, se non volete impegnarvi tutti i mesi, allora, con un super grazie sotto questo video mi starete appoggiando e io ve ne ringrazio moltissimo. Però adesso vi devo lasciare. Se non c'è interazione, questa live non ha più ragione di essere. E se non ha più ragione di essere, io sto perdendo tempo. E poi lo rubo a chi guarderà il video, dopo di voi. Allora, diciamo che potevo pure mettere un trailer. Durante la live si può mettere un trailer. Ma guarda un po'. Beh, la facciamo durare 2 ore perché in effetti i primi 7 minuti sono andati un po' così.
Vediamo se qualcuno si è aggiunto. No, ormai è andare alla deriva. Gli ultimi 60 minuti, 4 visualizzazioni. In tutto, in 48 ore, cioè quasi nelle prime 2 ore, 24 visualizzazioni con picchi di 2. E quindi ci ho avuto uno scarso rendimento. Vediamo se dopo avrò più visualizzazioni. Numero di spettatori che stanno guardando il tuo live streaming. Anche picchi di 4, ah no, picchi di 4. Messaggi chat. Ah, qua dice quanti messaggi chat. 24 messaggi chat ho avuto in totale. Messaggi chat, no, non ha contato. No, non conta i miei messaggi chat, ma quelli che ricevo. Vabbè, come dire. Sto cercando di arrivare alle 2 ore perché poi dovrò tagliare. Allora, tante cose sono successe durante la liberazione d'Italia. C'è stata una guerra civile che poi si è protratta negli anni di piombo degli anni 60-70. Già dal 50 in poi, insomma, si stava destabilizzando il paese o lo si stava ristabilizzando, da seconda dei punti di vista. E quindi ci abbiamo avuto una transazione molto dolorosa. Una ricostruzione molto dolorosa del paese. E c'ho 2 spettatori. E dicevo, per quelli che siano arrivati adesso, che abbiamo discusso sulle transazioni che ci sono state per arrivare alla democrazia, prima con la guerra civile, quando il fascismo stava crollando, e poi con gli anni di piombo in Italia. Perché sangue chiama sangue, insomma, alla fine violenza chiama violenza. Tutta la violenza che è successa prima del 25 aprile 43 poi sfocerà nella violenza posteriore al 25 aprile 43, no, 45. Tutta la violenza anteriore al 25 aprile 45 continuerà nella violenza posteriore al 25 aprile 1945. Sangue chiama sangue. Questo è successo, mi sembra, nel 43, 44, 45, non mi ricordo. Prendo per buono 45. Leggetelo questo libro, perché ci sono stati atti di crudeltà tanto nell'estrema sinistra come nell'estrema destra. E anche tra quelli che non erano estremisti, repubblicani, democristiani, monarchici, almeno secondo i criteri dell'epoca. E si è sfociato nella violenza collettiva quando il regime traballava, un regime che prima ha imposto violenza e poi l'ha sofferto. Però la continuazione di quella violenza la si è visto anche rieditata negli anni di piombo. Gli anni di piombo identificano in Italia un periodo storico compreso tra la fine degli anni 60 e inizi degli anni 80, in cui si verificò un'estremizzazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo. E quindi ecco, no, dalla fine degli anni 60
agli inizi degli anni 80. In realtà c'è stata violenza pure prima degli anni 60, eppure dopo gli anni, forse sugli inizi degli anni 90 qualcosa c'è stato, qualche assassinato, qualche... Ah, che i supremi algoritmi non ascoltino quella parola. Qualcuno è venuto a mancare in forma cruenta anche dopo gli anni 80. Beh, niente, come dire, mi sono anche stancato. Se nessuno interviene, c'ho 2, 3, 4 spettatori 117 minuti fa, cioè 1 ora e 17 minuti. Siccome devo togliere 7 minuti, mi sta bene così. I primi 7 minuti non mi rendevo conto che devo parlare col microfono. Quindi va bene, ho fatto live in abbondanza. Come per adesso, a meno che non entrino 4-5 persone in live, io basta, lascio. Io lascio perché veramente sono proprio stressato a quest'ora. Spero voi mi comprendiate. Poi ho fatto di tutto perché entrassero delle persone in live. Ma non ci siete entrati. Ah, ci sono degli annunci, quindi devo stare qua. Non so che annunci sono. Voi li vedete gli annunci? Scrivetelo nella chat. Che annuncio è? Perché mi dice qua lo studio in diretta, no? E poi, ah, qua dice che 1 ora e 59. Minuti e 30 secondi che sto in live, altro che 1 ora 60 minuti. E beh, 110 minuti saranno quello, 2 ore. Mi deve finire. Ecco, finisco gli annunci. Non so se voi mi potete vedere, sentire. Non li voglio saltare gli annunci. Non so perché mi viene al centro Creator Studio annunci. Ecco, finiti gli annunci. Finita la live. Ciao Federico Bargiacchi. Ciao Trash Anarchico Pasquale, gurellicamente Pasqualido. Ciao GC Factory Channel. E ciao. Basta. Poi vabbè, altri dovrei salutare, però voglio salutare quelli che mi hanno finanziato nel passato, che mi hanno dato del denaro. Ciao GS, che mi ha dato 10 dollari australiani. Ciao Sar, che mi ha dato 5 euro. Ciao Trash Anarchico Pasquale, gruellicamente squallido, che mi ha dato 2,50 euro. Ciao Ivan, che mi ha donato più di tutti, mi sembra, 19,99. Anche se qua non mi riporta. Credo che era Igor che mi ha dato per uno short 20 euro. Credo che siano stati 20 euro, non mi ricordo. Quindi grazie anche a te, Igor, Ivan, Trash Anarchico Pasquale, gruellicamente squallido, Sar GS. Se mi volete dare dei super sticker, dei super chat, abbonatevi. Oppure dei super grazie, non so come si chiamano, perché bisogna andare sotto un video che ce l'abbia. Le live non ce l'hanno finché sono live. Ma ecco, il mio ultimo video è di 8 giorni fa. Come lavorare e tagliare il lombo, tutorial di gastronomia casareccia. E c'è un super grazie, dimostra il tuo sostegno con super grazie. Quindi,
Se volete mettere un super grazie sotto questo video, adesso devo pensare a finire veramente. Ah, c'ho tre persone, una persona. Io vedo che tre, uno entrano, escono, entrano, escono, però YouTube qua mi segna sempre 12 visualizzazioni, è impossibile. Beh, ma mi sono stancato. Mi sono stancato, ho finito gli argomenti, nessuno mi fa domande. 2 ore fa questa live, 2 ore. Sono molte. Allora vi saluto a tutte e tutti, cari amici. Federico Bargiacchi, non so chi sta in linea adesso. Trash Anarchico Pascal Gruelicamente, GK Factory Channel, Federico Bargiacchi, null altro. Questi sono intervenuti in live. E poi un saluto a Gabriele. Non mi ricordo io per i nomi, Psycho, saluto a Psycho, un saluto a tutti, veramente non mi ricordo i nomi. Se voi non partecipate nella chat, non mi ricordo di voi, a meno che non scrivo un bigliettino come facevo anni fa. Ma sono veramente stressato perché non ho dormito quasi nulla. Dovrei dormire stasera molto presto, perché a volte faccio col cellulare, faccio che ne ho due, faccio le ore che non devo, anche le 5 del mattino, dio boia. Vabbè, già c'ho il cervello in pappa da stamattina. Ho voluto fare un video per mantenere una promessa con Psycho. E ho avuto poco da dire perché ho il cervello in pappa, però almeno sono stato presente. Poi c'è sempre una persona che entra, una che esce, una che entra. Vorrei che mi facessero delle domande e invece no, escono. E allora così, no, sono. Poi nella pagina della live mi dice che ho uno spettatore. Invece, nella pagina dove inizio la live, mi dice che ne ho due, uno, due. Ah. Comunque è meglio che vi lascio. Di nuovo uno spettatore, due, uno, due, e non si può. Vediamo contenuti del canale, quanti, perché non aumentano le visualizzazioni, sono sempre 12 visualizzazioni. Per quanti entrano, escono, entrano, escono. 2 spettatori adesso, ma per stare un'altra ora così non me la sento, francamente. Non sono mica Mario Ciricello, che lui stava così anche per 3 spettatori, stava 8 ore, 12 ore. Basta, basta, mi sono stancato. Guardate che ora è. 8:12. C'è il telegiornale, vado a vedere il telegiornale. Ciao gente, comincia a chiudere finestre. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, abbonatevi, condividete, aiutatemi a crescere, date super grazie quando sarà disponibile sotto questo video o sotto il video che
che voi volete premiare. In questo modo io so quale video fare in futuro. Però adesso andare avanti solo per una persona che neanche commenta, non me la sento. Quindi arrivederci, ciao e buon 25 aprile. Buon 25 aprile. Ciao. Che già ho fatto questo video che non me la sentivo di fare.